Io direi che possiamo Direi andare in di entrare game, in ma game. eccoci qui. Esatto, eccolo qui. Allora, Carl direi che ce lo potevamo aspettare da entrambe le parti. Perché anche Carl è in un momento davvero Sì, perfetto, se possiamo sì, sì. dire così. Cambiano giusto i mid. Da una parte vediamo Scuola Semino, dall'altra vediamo Io Piper. Tu chi preferisci preferisco in questa mappa? 100% Semino. Ok, io stavo per dire Ma Piper è Piper troppo fragile. e vabbè. Secondo me, cioè devi È essere vero, no, su quello sono perfetto. d'accordo. Ok, che Fabio è bravissimo. Esatto. Però alla lunga Semino due colpi ti mette in difficoltà, al terzo ti fa fuori. Sì, no, Però Semino si è guarda usato Ye. Guarda Ye. perfettamente tanta sì. Bravo, bravo Doppia! E Pie. va così. E via. Ma Tripla sì, tripla. perché uno l'ha fatto Fabio, ma Ah, no, l'ha quel fatto Fabio. gadget Ok, no, non me ne ero ulti accorto. fantastico. Ok. Molto meta. Guarda, il problema di Semino è che appena ti si spaccano quei due muretti lì e hai Piper contro diventa un problema. Infatti, guarda, hanno un po' retto, ma appena quei muri sono andati giù, i Makers hanno preso in mano la situazione e penso di poter dire che hanno vinto. Che la vedo davvero difficile per i What the Factory in questo momento ribaltare la Sì, situazione. io direi partita perfetta. Partita Sì, perfetta. non... Sono MVP io direi Ye, che non ha il cavallo tra l'altro, quindi non si vede da qua. d'accordo. Possibilmente... No, ma anche perché ti dico, io non gliel'ho mai visto il cavallo, quindi per quello ti dico. Possibilmente su Android non si vede. Comunque sono d'accordo con Mannaggia. te, migliore in campo anche se comunque ti dico la verità, da parte di Stop, Rob e Fabio non ho visto No, no, grossi no, no, errori, no. quindi... Allora, è stata una partita gestita al Quindi... meglio da tutti e tre. La vittoria schiacciante, no? Con quel gadget, Sì, kill, diciamo che ulti. E sì. Ha direi ciao. messo le puntine, ha messo i puntini sulle Esatto, i, diciamo. esatto. Puntini su lei. Madonna. Sì. Oggi, ma Sono che sei son diventato d'accordo. Corrado? No, Sei un dai, po' non è lì diventato così. Corrado. Non è così. Io te lo devo dire, No, Gigi, no, perché ti no, voglio no. bene. Quando vedo che appunto cali, te lo devo dire. No, ma povero Corrado, come quando Sì, no, sul cade? serio. Io pensavo che dicessi Corrado semplicemente perché ero stato preciso nella No, mia no, sei stato un po' dichiarazione, cringe. diciamo, Però capito? dai, andiamo avanti. Andiamo No, avanti. 112 di vita. Attenzione. comunque confermano tutte e due il Sì. team, E eh? secondo me, giusto così, ti dirò. Mi dovessero chiedere quale team useresti tu, io userei quello dei What the Factory. Che mi sembra un po' più solido. Esatto. Vabbè, sì, quello che dicevamo prima. Tu hai preferito Semino, io ho preferito Piper. Infatti, io ti Sì. direi il contrario di Makers. Tra l'altro, cioè, Tara non è mai stata al centro del meta. O meglio, in alcune mappe sì, ma mai in tutte le mappe. Però adesso la vediamo scelta subito da entrambi i team e confermata ovviamente da entrambi i team. E ti dico già chi ha tolto il posto. Alla carissima, anzi, Oddio, Pam. carissima parla per te. Comunque sì. No, carissima assolutamente Pam, Ma no, guarda, per tanta fare un roba, 30 migliore di pam Pam, sono dai. impazzito, però vabbè, te lo faccio. Ah, vabbè, È ok, una quindi è cosa una cosa personale, sì, è un personale problema mio per proprio con te, lei, non ci siamo dai. Ok. simpatici, Allora va vabbè, bene. ce ne faremo una ragione. Comunque qui Allora va vediamo, bene. stop rob, probabilmente se andrà lì. E qui deve stare attento, qui deve stare molto attento. Vediamo, scappa via, Ye, un Credo che si pazzo, un salvano, pazzo. mamma mia. Vai, Che Ye, così. riflessi. Squiscia via. Comunque niente, il mio pronostico già è morto. Io ci ho provato. Sì, perché tu hai detto 2-0. Diciamo che se avessi detto soltanto vittoria What the Factory, potevi ancora essere in carreggiata. Però col 2-0. L'1-0, prossima modalità è ball. Dove, tra l'altro, tu prima hai detto che i Makers sono particolarmente bravi in football. Io non ho fatto in tempo a dire che invece What the Factory sono particolarmente bravi in arraffa. Se abbiamo visto un dominio del genere da parte dei Makers in La arraffa, vedo male. in football sarà particolarmente difficile per loro ribaltare La la vedo situazione. malino, però può Poi succedere di magari... tutto, eh. Questo è Eh Brawl sì. Stars, signor Gigi. Assolutamente. Ma vuole sapere la mappa Certamente. IBAN per caso, Vada. signor Nemos? Allora, ribadiamo, magari per chi è entrato adesso in live, che IBAN bannati. IBAN Vabbè, bannati, allora, dai, attenzione. su, ma che sta I succedendo? brawler bannati. I Mannaggia. brawler bannati globalmente sono Brock e Sì. Eugenio, mentre la mappa è Ok. Campetto. Una delle mie mappe preferite di football, ci tengo a precisarlo.
Iban sono Colette okay. e Pocio. Ok, allora, siamo Spike, già entrati Piper, Maxine da un lato, Carl, Piper, Spike dall'altro. Secondo sì. me Carl maggiore Maxine. Maxine la sto usando io e tu adesso vedrai dei gol che non esistono, Gigi. Allora, io ti direi che vedrei... allora, se, hanno scelto secondo me tra i vari migliori brawler ovviamente di questo meta per questa mappa e per carità, altrimenti non starebbero qui a giocarsela. Esatto. Beh, ma che colpo che ha fatto qui Fabio? Mamma mia. Pazzia. Ma ha usato il gadget? No. Ho fatto caso? No. No? Infatti non ci ho fatto caso. Fabio può diventare un cavallo dicendo... pure lui allora. Carly in questo momento hanno fatto sicuramente bene a utilizzarlo, così come, come Spike. Però non lo so, Maxine la vedo come quel brawler che in football non può mancare, non lo so. Ma forse un po' di tempo fa, adesso Maxine. Ne fai a meno tranquillamente. Sì, sicuramente. Prima anche perché era proprio un must, cioè tu per scalare magari per fare sì. un 30 cercavi la Maxine bassa da poterti portare in team, no? Quello sì, quello sicuramente. Sicuramente fino a qualche con la stellare del colpo. Però non lo so. C'è la meccanica di Maxine. Più che altro la vedo una meccanica veramente molto 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 sì, devastante. Lo scattino, la velocità. Sì. Cioè, ha tanti modi per prendere di sorpresa gli avversari. Sì, assolutamente. A qui adesso Stop Rob deve fare in modo di tenere alto il team dei What the Factory e ci è riuscito perché poi è tornato subito Fabio a dargli una mano. Diciamo che i What the Factory fino adesso non sono riusciti a concretizzare il predominio della mappa. Stanno giocando alla grande, cioè sono molto sì. molto avvantaggiati. Diciamo che manca un po', non lo so, e poi magari correggimi tu, manca un po' quello che la dovrebbe mettere sì, dentro. Che in questo caso dovrebbe essere manca un po'... Secondo me ci dovrebbe essere un cambio lane. Perché Spike sta tenendo Maxine lì. Sì. Comunque parlo per i What the Factory, secondo me manca quel brawler che dovrebbe andare a fare il gol. Infatti non sono mai riusciti a fare il gol. E guardate che supplementare adesso i makers con un guarda singolo un push. Guarda gli mamma mia furla. Mi ha trovato l'angolino. Guarda sto proprio qui, se riesce a schivare si fa tripla. Se riesce a fare. Guardalo sì, guardalo. Attenzione. Guardalo. Uccidete quello sto proprio per l'amor del cielo. Ma basta. L'ha Fabio provato qui, egoista. Hashtag Fabio egoista sì. in chat. No, sto scherzando. Sto scherzando, oggi sono una burla. Ah, vada, yeah. Vediamo. Scattino con la ulti. Mamma mia, scattino. Penso che qui... non ce l'ha fatta. Probabilmente questo è un pareggio. Oh, sto proprio, non vuole prendere molto... colpi. No, non vuole. Sì, esatto, non vuole proprio morire. Cioè, da quanto è che. Ma non è mai morto, ma non lo so. Ma saranno 3-4 partite che non muore. Fermate. GG. Non ci credo, a 3 secondi dalla fine. E tra l'altro, vabbè, hanno perso una partita vinta e questo è Brawl Stars. Sì, allora diciamo che abbiamo visto What the Factory dominare la prima sì. parte di match. Dopodiché ai supplementari, tutto il minuto dei supplementari, praticamente se lo sono fatto sulla metà campo dei What the Factory, non sono riusciti a far gol neanche i makers. E sull'ultima ripartenza, agli ultimi secondi, What the Factory va a fare questo gol che riapre un po' il match. Diciamo, può dare quella speranza sì, a questo punto. Sì, che può dare questa speranza, anche perché abbiamo visto che su questa mappa sono abbastanza OP. Anche sì? perché, allora, sì, poi sì, ho sì. detto che allora... hanno vinto una partita persa, ma in realtà ai okay. punti questa è proprio totalmente What the Factory, Sì, dai, diciamo hanno di dominato sì. dai, tre quarti dirlo. Di partita, sono calati un po' sul finale. Sì, sono calati un po' lì sui tempi supplementari. Comunque, qui rientriamo del sì. team. E anche di lane, Fabio, in realtà. Tu prima parlavi del cambio lane. Mamma mia, Fabio. Sto prob non prende colpi dal 2006. Sì, praticamente sì. È morto penso una volta prima, poi... Mamma mia. Sì. Ah, ma hanno spaccato subito bene... Sono ripartiti immediatamente e l'hanno buttata dentro. Forse hanno capito qual è stato Bravo, il problema della partita precedente.
bravissimo Kurl. È quasi la mamma. Vediamo, mia, sto stranamente finalmente è umano. Oh, ok, allora è pure umano. Lui è umano, sì, esatto. Esattamente. Qui lo sai che non so se riescono a metterla dentro. Perché è rinato Stoprob più che altro, non per altro. Sì, allora per forza. Ma non possono sbagliare, dai, okay. Non può sbagliare. Uno pari. Uno pari, quindi qui la partita si riapre. Decisamente Fabio qui ha tirato un colpo importantissimo che fa arretrare gadget. Qui bravissimo l'uso del gadget. Vediamo Fabio. Qui possono chiudere questa partita. Dovrebbe essere Kevin gol. La para. Ok. Sì. Bella partita. Mamma mia, okay, oggi partiamo proprio alla grande, Gigi. Subito un 1-1. Match point Makers. What the Factory cercano la rimonta. Sì, perché allora diciamo che dopo la partita di prima ovviamente si sono portati sul set point che avrebbe ovviamente riaperto la partita, però dopo questa sconfitta, ovviamente dato che Narrafa Gemme hanno dominato i Makers, a questo punto siamo sul match point. Con questa vittoria i Makers ci troviamo sul match point, quindi dovessero vincere nuovamente i Makers sarebbe già chiuso qui il esatto, primo match. Io qui intanto stavo rompendo tutto, Gigi. Sì. No, signore, si calmi per favore. Non lo so, dopo controllo cosa ho fatto. Niente di grave, cioè siamo ancora live. Eccoci qui. Comunque, sì, direi. Allora, partite bellissime. Diciamo, gem grab un po' troppo veloci. Anche perché penso sono state tutte e due le partite sulle 13 gem. Cioè sulle 13-14 gem, quindi sì. Oh, abbastanza corriamo, rapide. Siamo pronti. Oggi sì. Ma perché hanno confermato tutte e tre le volte la comp. Hanno confermato tutte e tre le partite la comp. E anche le lane, tra l'altro, Sì. Attenzione, qui Fabio ancora una volta. Vediamo sto proba, va a fare gol. Attenzione. Ma geniale Fabio, la ulti la passa strop, Rob. Ma facciamo un mamma casting mia. Al calcio. Giustamente in football ci sta, Tagghini. Oh, ecco il cambio lane di cui parlavi tu prima. Però lo fanno quelli What the Factory. Allora, in realtà te devo dire la verità. Ie si trova male sia con Carl che con Spike. Cioè, non dovrebbe neanche muoversi per la comp avversaria. Però loro lo confermano. In realtà è anche fondamentale. Sì, assolutamente. Il secondo avevano fatto full team, quindi conta poco secondo me. Però sì. Allora, ha fatto quell'errore sul gol subito prima. Cioè, sul gol non fatto, scusa. Esatto. Qua sto proprio uccide gente anche da morto. Sì, esatto. Furla va a aprire bene, ricordiamo che devono recuperare. Qui è forse un po' troppo... sì, un po' spregiudicato. Qua adesso devono essere veloci What the Factory perché devono assolutamente far gol. Devono sfruttare questa azione in cui stanno chiudendo i Makers. Ma guarda come sono usciti i Makers. Cioè già stanno riattaccando loro praticamente. Allora qui dovrebbero tenere l'1-0. E hanno tutte le carte in regola per farlo, Sì. Gli basta tenere un po' la posizione, non prendere troppi colpi per non far ricaricare le varie ulti e sono a cavallo. Stop Rob non muore. Ok, ho parlato. Fabio va a mettere la palla all'angolino e dovrebbe cerca fare di tenderla. Cose, vediamo. Quindi okay. Occhio Kevin salta va giù via Fabione gol. Ok, non ce la fa. Vediamo Klaus. Mamma mia stop Rob. È imbarazzante. Diciamo che ci ha diciamo messo che una abbiamo pezza, l'MVP. Sì. Assolutamente sì. Mamma mia, se abbiamo l'MVP. Sì. MVP. Infatti anche è stato migliore in campo, quindi